A questo punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Salve, buon pomeriggio a tutti. Benvenuti a una nuova presentazione di MC4 Fit 2013, parte pannelli radianti, che vedremo in due sessioni in realtà, oggi e domani. E oggi vedremo le impostazioni generiche per il calcolo, quindi quali sono i dati da impostare, e domani invece ci concentreremo, e disegno delle aree radianti, quindi oggi. Domani invece ci concentreremo un po' di più sulla parte proprio di disegno delle serpentine, quindi cercheremo di darvi delle, come dire, sia le nozioni proprio di base per chi si avvicina la prima volta al disegno di questo tipo di impianto, sia un po' di, come dire, di approfondimenti ovviamente, quindi un po' di tip, diciamo così, e in modo, come dire, da velocizzare il vostro input, quindi per utenti che già lo usano da un po', per velocizzare e quali sono bene o male gli errori o da evitare, diciamo, i punti in cui stare più attenti. Oggi staremo insieme circa, come al solito, circa un'ora, dopodiché ci sarà la sessione delle domande che voi potrete pormi in due modi, come al solito, sia attraverso il pannello delle domande che avete voi a disposizione, sia prenotando l'intervento online, quindi dovete essere muniti di microfono, così che io possa appunto aprire la vostra comunicazione, tutti quelli che saranno collegati in quel momento potranno ascoltare la vostra domanda e di conseguenza la mia risposta. Durante questo lasso di tempo, quindi durante questa oretta di presentazione, diciamo così, non avrò modo di vedere il pannello delle domande perché appunto sarò concentrato sulla parte di disegno, quindi sulla parte di schermo che vedete anche voi, e quindi diciamo che le domande le vediamo tutte alla fine. Oggi vedremo due tipologie di input. Uno è l'input di un'area radiante, quindi un progetto completo, nel senso che partiamo dall'input del fabbricato che è già presente, e poi sviluppiamo la parte radiante con i collettori e quant'altro, e poi vedremo nella seconda parte di questa presentazione, vedremo anche come dire, evitare l'input del fabbricato qualora appunto le potenze degli ambienti siano già note e appunto il progettista ovviamente vuole evitare di reinserire i dati del fabbricato, ma vuole passare direttamente al disegno delle aree radianti e quindi poi alla progettazione proprio dell'intero impianto. Nella prima parte quindi ci concentriamo su questo edificio che vedrete ora a schermo, è il solito edificio o uno dei soliti che usiamo in queste occasioni, e questo edificio appunto è l'esempio caso studio 4B del riscaldamento, per quanto riguarda la parte legge 10. Noi prenderemo soltanto, come dire, ci occuperemo solo della parte calcolo delle dispersioni e poi ci andremo ad inserire l'impianto radiante. Cosa bisogna impostare, o meglio, quali dati bisogna impostare all'interno del nostro software per poter disegnare e quindi dimensionare un impianto radiante? Come prima cosa, all'interno della maschera dei dati generali, quindi quella che verosimilmente voi aprite non appena cominciate un nuovo progetto, oltre ad impostare la località, se volete potete anche disattivare la parte relativa alla legge 10 in modo che il programma non stia a chiedervi eventuali dati che servono per questo tipo di calcolo. Dicevo, impostata la località, in questa stessa maschera dei dati generali avete un pannello che si chiama pannelli radianti, quindi una scheda, l'ultima scheda che trovate alla vostra destra, che si chiama pannelli radianti. Cosa abbiamo inserito? Quali sono le informazioni che voi trovate in questa maschera? Trovate un'informazione di default dell'unità immobiliare, quindi qual è la ditta che il programma dovrebbe mostrarvi, i criteri di progetto consigliati dal fornitore, quindi diciamo che vengono da sé, sono funzione del tipo di impianto che state per dimensionare e sono criteri di progetto, quindi
quindi sostanzialmente sono dei range di temperatura per quanto riguarda quella del pavimento, quelle di mandata e ritorno dei, come dire, dell'acqua nei circuiti e altre che vedremo tra un po' nel dettaglio. Quindi voi potete già precaricarli qui. Una cosa importantissima invece come dire, la modalità di inserimento delle array area. Praticamente voi avete qui a disposizione tre opzioni. Quando è che questo tipo di impostazione entra in gioco? Quando voi avete disegnato un'area radiante e poi la suddividete per motivi di progetto in più aree radianti. Qual è il comportamento del programma in quel caso lì? E voi lo decidete attraverso una di queste tre impostazioni, quindi avete tre comportamenti diversi. Quando voi lasciate inserimento automatico non visibile, significa che quando voi avete un'area radiante, quindi col tag verde dell'area, quando voi andate a suddividerla, ci sarà una parte dell'area avrà il tag, l'altra parte non l'avrà. Ebbene, la parte dove non c'è il tag dell'area è considerata area radiante o meno? Secondo l'impostazione che avete ora qui a schermo, inserimento automatico non visibile vuol dire che sì, come dire, è comunque considerata area radiante, ciò significa che i watt a metro quadrato richiesti dall'ambiente non cambiano, all'impianto non cambiano perché l'area radiante rimane identica, però non vedete il tag dell'area area, quindi non potete impostare in quella parte di area priva di tag, non potete impostare il numero di circuiti, ad esempio, o una diversa disposizione, magari in una voi volete le serpentine, nell'altro le chiocciole, quindi qualora dovesse servirvi questo doppio tipo di disegno, di layout dei tubi, dovreste impostare questa opzione, inserimento automatico. Inserimento automatico significa che quando invece voi andate a suddividere un'area area in più array aree, nelle altre array aree che si formano, quindi quelle che inizialmente non contenevano il tag dell'area area viene aggiunto dal programma. E quindi voi potete accedere ai dati estesi di queste nuove aree che si sono formate all'interno dello stesso ambiente e potete andare ad impostare tutti i dati che l'area area vi lascia impostare. Mentre se optate per l'ultima scelta, quindi nessun inserimento automatico, il programma quando voi suddividete un'area radiante in più aree radianti, l'unica area che davvero viene considerata come radiante è quella dove c'è il tag dell'area area. Tutte le altre non vengono considerate. Ciò significa che l'area radiante si riduce rispetto a quella iniziale e di conseguenza il valore di watt a metro quadrato che l'impianto deve erogare, aumenta. Lasciamo per ora, ad esempio, inserimento automatico non visibile e poi vedremo, cambiando questa impostazione, vedrete come disegnando il programma si comporta in maniera diversa. Poi avete le impostazioni della precisione del disegno, avete quattro livelli di precisione, sostanzialmente quando il programma disegna i circuiti all'interno di un ambiente, qualora ci sia più di un circuito da disegnare, voi sapete, e se non lo sapete ve lo dico io, che il programma cerca di disegnare circuiti aventi la stessa lunghezza, in modo da ottenere un certo autobilanciamento dell'ambiente stesso, a livello proprio fluidodinamico. I livelli di precisione per avere circuiti più o meno della stessa lunghezza dipendono dalla scelta che voi inserite qui. È ovvio che per ottenere come dire, dei circuiti tanto più simili, occorre fare tante più prove, quindi ci sono iterazioni. Un livello 3 di precisione significa avere tante iterazioni proprio perché si va a cercare di creare due o n circuiti aventi la stessa lunghezza, abbiamo bisogno di fare più iterazioni e quindi il disegno diventa un po' più lento per questo motivo. Quello che io sempre consiglio è quello di avere la precisione standard, quindi un disegno veloce durante come dire, la stesura del progetto stesso, quindi quando voi state disegnando impostate tutti i passi, impostate le aree radianti e così via. Una volta, prima poi magari di completare il disegno, per avere la versione finale potete passare a un livello di precisione superiore, quindi come dire, non perdere tanto tempo durante la stesura, ma perderlo soltanto alla fine in modo da ottimizzare semplicemente le lunghezze.
Poi ci sono dei campi test dove voi potete inserire appunto del testo che verrà riportato nelle relative relazioni di calcolo, di computo metrico e per chi di voi facesse mai un impianto snow ice melting, quindi di antigelo, anche nella relazione del dimensionamento di questo tipo di impianto e nel momento in cui invece voi usaste dei circuiti, come dire, a serpentina praticamente, il programma potete, come dire, potete impostare il programma in modo da utilizzare un solo, colore o alternare i colori che vedete qui come dire, in elenco, quindi il primo circuito che il programma disegnerà sarà sempre rosso all'interno della stanza, il secondo giallo, il terzo verde, il 4 cyan o un altro colore che impostate voi e così via di seguito. Quindi quest'ordine di colori potete impostarlo voi in questa maschera. Detto questo, un altro dato ovviamente fondamentale da impostare è all'interno della maschera delle zone e delle unità immobiliari. Perché? Perché nella maschera delle unità immobiliari noi ci soffermeremo solo sull'appartamento 1A, ovviamente non stiamo a disegnare l'impianto per tutti gli alloggi. C'è la scheda dedicata a pannelli radianti dove voi potete, o meglio, più che potete, dovete impostare qual è il fornitore. In base al fornitore poi il programma vi propone determinate scelte per quanto riguarda le temperature di default di mandata di riscaldamento e raffrescamento, qualora dovete fare anche raffrescamento, e poi i delta T di mandata e ritorno dell'acqua quindi mandata e ritorno appunto, delta T all'interno dell'ambiente più sfavorito, ed è questo qui, quindi 3 è il minimo e 5 è il massimo, mentre in tutti gli altri ambienti il delta T dell'acqua può essere compreso tra 3 e 12. Quindi il programma, quando va a calcolare la portata all'interno dei circuiti, fa in modo da anche rispettare questo vincolo, a meno che questo vincolo, come dire, il rispetto di questo vincolo non porti il programma stesso a calcolare una temperatura del pavimento oltre i 29 gradi, che è la temperatura limite impostata nelle caratteristiche di progetto della ditta stessa, quindi temperatura massima superficiale nella zona soggiornale dell'ambiente è 29 gradi, nella zona marginale è 35 gradi, quindi zone perimetrali se voi le avete impostate, negli ambienti dichiarati come WC, quindi come bagni sostanzialmente, la temperatura del pavimento può arrivare fino a 33 gradi. Ciò significa che se io ho una temperatura, soffermiamoci ovviamente sulla temperatura soggiornale che è quella più utilizzata negli ambienti generici, insomma, non WC, significa che avendo una temperatura di 29 gradi io ho un'erogazione massima di 100 watt a metro quadrato se e solo se la temperatura di set point dell'ambiente è 20 gradi. Qualora la temperatura dell'ambiente fosse diversa da 20 gradi, il massimo erogabile dall'impianto a pavimento potrebbe essere più basso se ad esempio avessi 22 o 23, quindi dipende dal delta T sostanzialmente, pavimento, aria e quindi temperatura di set point all'interno dell'ambiente. A meno che appunto non venga io qui e dica al programma di rispettare un altro tipo di valore. Questa impostazione, diciamo, questo limite che viene inserito in questa maschera ha, come dire, priorità 1 assoluta, nel senso che voi non riuscirete mai ad impostare, come dire, il software in modo che questo valore venga non rispettato, quindi non riuscirete mai in una zona soggiornale ad avere una temperatura del pavimento superiore ai 29 gradi. Qualunque sia il passo che voi impostiate, qualunque sia la temperatura di mandata al collettore che voi impostiate. Perché? Perché nel momento in cui ci accorgiamo che i 29 gradi venissero superati, noi incrementiamo il delta T in modo anche da non rispettare quest'altro vincolo che avete inserito nella maschera precedente, quindi potremmo arrivare a dei delta T di 15, 20, 25, 30 se servisse, quindi vuol dire che voi state sovradimensionando tantissimo l'impianto in quell'ambiente, ma terremo la temperatura media del pavimento sempre intorno ai 29 gradi.
come ve ne accorgete che state sovradimensionando l'ambiente e come dire l'impianto in quell'ambiente, lo vedete da un delta T che è enorme e da una potenza residua, e questo lo vedremo tra un poco, in un'altra maschera che veramente va oltre quella richiesta, quindi una potenza residua enorme. Una volta impostata la ditta dei pannelli radianti, nella prima scheda, qui pannelli radianti a pavimento, potete impostare quelli che sono i criteri di progetto. Ne avete due. Progettare di base sul riscaldamento, ossia sulle dispersioni dell'ambiente, quindi io voglio dimensionare il mio impianto radiante in funzione delle dispersioni, oppure in funzione del carico estivo, qualora ovviamente nell'ambiente voi inseriate anche il carico estivo. Quindi quale di questi due criteri di dimensionamento ha la priorità? E l'altro viene automaticamente semplicemente verificato, nel senso che se io imposto criterio di progetto riscaldamento con verifica estiva, il calcolo del passo viene fatto sostanzialmente in funzione del carico invernale, dopodiché in estivo il programma mi fa semplicemente una verifica, ma non andrà mai a modificare il passo per adattare l'output in modo da abbattere il carico estivo. Cosa analoga, o meglio, il viceversa, accade se io imposto la prima opzione in questo menu a tendina. Importante poi per il dimensionamento del vostro circuito dire che il tipo di impianto principale all'interno dell'unità immobiliare è il pavimento, con una tipologia di calcolo che arriva dalla UNI N1264, quindi un impianto come dire, annegato, classico, dove si utilizza questa normativa per il calcolo della resa del pannello stesso. E qualora ovviamente ci fosse un impianto aggiuntivo, l'impianto è a parete, quindi voi non potreste mai avere all'interno dello stesso ambiente il doppio impianto pavimento soffitto, ma solo pavimento parete oppure soffitto parete. Detto questo, dalla parte edificio abbiamo visto tutto, possiamo passare alla zona impiantistica e per dire al programma che voi volete dimensionare un impianto a pannelli radianti, dovete forzatamente, quindi obbligatoriamente, attivare questo check, scusate, non questo check, ma quest'altro, pannelli radianti. Questo è importante, fondamentale anzi, e non potete prescindere da questa impostazione. Perché? Perché il calcolo dei pannelli radianti come dire, viene svolto in due fasi successive. Uno è un precalcolo e l'altro poi è il disegno vero e proprio, e quindi il calcolo vero e proprio. Nella fase di precalcolo occorre, come dire, raccogliere tutti gli ambienti che saranno come dire, che saranno riscaldati da questo tipo di impianto, e tra di essi scegliere quello che ha la maggiore densità di flusso, e per fare questo ovviamente il programma deve sapere dove, in quale ambiente è previsto l'impianto a pannelli radianti, e voi il dove lo indicate attivando questo check, quindi in questa zona. Quindi tutti gli ambienti appartenenti alla zona C1 in questo caso avranno l'impianto a pavimento. Detto questo, possiamo passare all'elenco dei piani. Nell'elenco piani è possibile impostare direttamente, noi siamo sul piano primo, possibile impostare direttamente il default come tipo di sistema. Io sto utilizzando la ditta MC4, ovviamente trovate diverse ditte nel nostro database, ditte alle quali noi con MC4 abbiamo personalizzato il software, quindi loro lo usano internamente per dimensionare, per quotare anche lo stesso impianto. Io utilizzerò questa. E il sistema MC4, se voi volete vedere come è composto, possiamo andare nell'archivio dei sistemi radianti, e questo voi lo potete fare per qualsiasi ditta. Ovviamente ha un tubo che produciamo noi, MC4, con una classe di diametro nostra. Il diametro è un FI17 in questo caso, con una certa famiglia di passi che dipende dal tipo di sistema. Solitamente i passi ci vengono specificati dalle ditte, ovviamente. Passi possibili per ogni tipo di sistema, dipende se c'è il pannello bugnato e quant'è la bugna, quindi qual è la distanza tra le varie bugne e così via di seguito. E poi c'è lo spessore di massetto, il lambda, la lunghezza dei circuiti. Queste due informazioni sono veramente importanti perché definiscono dei limiti oltre i quali il programma non va in automatico, nel senso che quando noi calcoliamo il numero di circuiti che occorre inserire all'interno di un ambiente,
è fatto, come dire, il numero di circuiti che è sempre tale che la lunghezza media non superi il dato che è inserito qui dentro. E nel determinare le portate, e quindi automaticamente adattare il delta T, facciamo in modo che la perdita che quella portata provoca all'interno della tubazione non superi mai la perdita di carico massima che è indicata qui in questa, in questo campo. È anche possibile associare un disegno di VG al tipo di sistema, perché poi c'è un comando che in automatico, questo lo vedremo poi domani alla fine del corso di domani, come inserire i particolari di VG degli impianti, dei collettori e così via, dei sistemi, una volta finito il vostro progetto, oppure senza utilizzare, diciamo, i classici comandi del CAD. Quindi se voi volete inserire anche, come dire, uno schemino di posa dell'impianto, potete richiamarlo direttamente associandolo al sistema, oppure fate normalmente come avete fatto finora, semplicemente copiando e incollando da un file ad un altro. Il rivestimento che si può impostare di default lo si imposta sempre qui sul piano. Voi potete inserire ceramica, allora come default il programma in tutti gli ambienti preleverà la ceramica, quindi imposterà la ceramica come rivestimento. Se voi non mettete nulla, ovviamente non rileverà nulla, e poi è possibile sempre andare ambiente per ambiente e specificare un rivestimento diverso. Quindi se nel bagno ho la ceramica, lascio la ceramica, se nella camera da letto ho il parquet, inserisco il parquet e così via di seguito. Però questi dati dovete, più che altro quello che io vi consiglio sempre di impostare è il sistema. Quindi una volta che il sistema l'avete associato al piano, lui lo carica in automatico, quindi non dovete stare ambiente per ambiente ad inserirlo, perché se poi non lo caricate ambiente per ambiente, ovviamente il programma non può andare non può andare avanti nel calcolo, quindi voi dovete attraverso i dati estesi ritornare e reimpostare tutti i dati. Quindi vi consiglio di impostarlo sempre. Detto questo, vediamo un attimo, torniamo un attimo soltanto all'elenco dei piani, perché volevo vedere quella che era la struttura che è impostata qui come pavimento, pavimento interno da 35 centimetri. Perché? Perché c'è un'altra impostazione fondamentale per dimensionare un impianto radiante, ed è quello di indicare lo strato attivo all'interno del pavimento. Cos'è lo strato attivo? Lo strato attivo, quindi prendiamo pavimento da 35. Andiamo nella composizione. Lo strato attivo è lo strato che contiene praticamente le tubazioni. Quindi verosimilmente ho un massetto qui da 7 cm, poliuretano e poi ho l'isolante, quindi blocco da solaio e intonaco di calcio e gesso. Quindi verosimilmente in questo massetto io inserirò le mie tubazioni. Perché bisogna dare questo tipo di indicazione al software? Questo è importante, vorrei, come dire, vorrei che mi seguiste. Quando voi indicate che nel calcestruzzo ci sono le tubazioni, quindi l'ho indicato come strato attivo, SA qui sta per strato attivo, il programma per individuare le resistenze sopra le tubazioni, sotto le tubazioni, perché vanno ad influire insieme alle temperature che ci saranno sotto e sopra, sulla resa del pannello stesso, identifica tutto quello che sta sotto lo strato estivo, scusate, strato estivo, strato attivo come resistenza sottostante. Quindi vede il poliuretano, vede il blocco da solaio e poi anche l'intonaco. Quindi la resistenza termica sottostante è data da questi tre strati. La resistenza termica sopra le tubazioni non è data da quello che voi inserite qui, ma è dato da quello che voi indicate come covering, quindi come rivestimento all'interno dell'ambiente. Quindi quel ceramica, ad esempio, che io avevo impostato sul piano, verrà preso in considerazione perché è impostato come rivestimento. Se io mettessi, come in questo caso qui, piastrelle di ceramica, questo piastrelle di ceramica non viene preso in considerazione per il dimensionamento dell'impianto radiante. Quindi io potrei anche togliere questo tipo di, come dire, potrei anche togliere questo strato qui, e l'impianto radiante non subirebbe alcuna modifica, perché quello che noi leggiamo è solo il rivestimento. All'interno del calcestruzzo, per poter indicare dove esattamente si trovano le tubazioni, se si trovano sul fondo, se si trovano a metà
o quant'altro, avete lo spessore, si indica lo spessore del massetto all'interno dei sistemi radianti. Quindi lo spessore del massetto all'interno dei sistemi radianti dice qual è la quantità di calcestruzzo, quindi di cemento, con il lambda che è inserito lì, al di sopra delle tubazioni. Quindi per differenza di questo spessore con quello che avete indicato nel sistema radiante, il programma calcola quello che c'è al di sotto delle tubazioni stesse. Viene preso l'asse della tubazione come, come dire, come riferimento. Detto questo, possiamo chiudere questa maschera, è fondamentale quindi questa parte qui, e vediamo come si procede al disegno, all'identificazione delle aree radianti. Quindi avete preimpostato tutto, avete fatto l'input del fabbricato, avete impostato le zone e quant'altro, e seguiamo quelli che sono i calcoli, così abbiamo le potenze per ogni ambiente, e andiamo a definire quelle che sono le aree radianti. È stata un po' lunga l'introduzione, però queste sono delle cose fondamentali per capire esattamente come avviene il dimensionamento. A questo punto possiamo anche spegnere per ora il tridimensionale, non ci interessa. La zona C1 è quella indicata, quella usata dall'alloggio qui a sinistra. Qui a destra già dovremmo avere la C2 che noi non utilizzeremo in questo caso. Quindi avremo l'impianto soltanto di questi ambienti. Come si fa ad identificare l'area radiante? Quindi come primo step, diciamo, del dimensionamento di un impianto radiante si identifica l'area. Per identificare l'area avete più di un comando a disposizione. Il primo comando è quello che definisce l'area radiante in automatico, e per poterlo utilizzare dovete ovviamente avere a disposizione l'input delle pareti e dell'ambiente, quindi avete dovuto inserire il fabbricato. Quindi questo comando non può essere utilizzato nel momento in cui voi non inseriate l'edificio. Per usare questo comando voi ci cliccate sopra, nella barra laterale il programma vi chiede alcuni dati, andiamo a vedere quali dati e quali sono le impostazioni che dovete mantenere. Ricordatevi che voi vi muovete sempre in un ambiente tridimensionale, sebbene voi lavoriate sempre nella vista in pianta. A quale quota noi posizioniamo l'area radiante? Quello che io vi consiglio vivamente di fare e di non modificare sono queste due impostazioni, ossia relativamente al pavimento e quota zero. Questo significa che le linee verdi che definiscono l'area radiante verranno posizionate esattamente a livello pavimento del piano sul quale io sto lavorando. Quindi nel momento in cui io vado a cliccare sull'ambiente, il programma cosa fa? Un attimo che spegniamo l'unifilare qui. Disegna le linee verdi tutto intorno il mio ambiente, quindi definisce l'area radiante. Se voi volete vedere a quale quota sono state posizionate queste linee, basta che voi col mouse vi avvicinate ad un solo grip e leggete la terza coordinata qui in basso, quindi vedete che è 3,4. Per vedere a cosa corrisponde 3,4 e perché si è a 3,4 metri dall'UCS, quindi da zero, se noi torniamo nell'elenco dei piani, vedete che se io seleziono il piano terra, l'estradosso del soffitto del piano terra è a 3,40, quindi vuol dire che io mi trovo esattamente a livello di calpestio del piano primo. Le quote che vedete qui, questo è l'estradosso del soffitto, questo è l'estradosso del pavimento. Se io mi posiziono qui sul piano primo, la quota che io leggo qui in basso, 3,05, è l'estradosso del pavimento del piano primo che coincide con l'intradosso del soffitto del piano terra. E qui invece l'estradosso del soffitto del piano primo, ok? 6,45. Quindi qui diciamo che sono sempre inclusi come dire, gli spessori dei solai. Per meglio capire quali sono le quote che il programma prende in considerazione, potete affidarvi alla scheda quote che c'è qui nella maschera dei piani. Ok, 3,40, come vedete, siamo a livello di calpestio, siamo sul piano di calpestio del piano primo.
Bene, detto questo è fondamentale, sembrerà una sciocchezza, ma non lo è affatto, perché spesso vediamo che per qualche motivo questa coordinata qui vi è stata modificata da voi, dopodiché come dire, le linee verdi si trovano ad altezze qualsiasi, quindi addirittura tra un piano e l'altro. Voi a volte non ve ne accorgete perché avete sempre la vista in pianta attiva. E quindi pensate di disegnare sempre linee in pianta, però non è così, nel senso che se voi non mantenete questa impostazione, la Z può variare, o meglio, varia sicuramente. Poi un altro dato che è qui importante è la distanza dai circuiti, vuol dire che è la distanza tra la linea verde che segue le pareti e il primo circuito, quindi a 5 cm dalla parete il programma disegnerà il circuito in automatico. Tipo di passo è residenziale, in questo caso quindi lasciamo in automatico capire dove ci può essere un passo residenziale o un passo perimetrale, quindi soggiornale o perimetrale, insomma, residenziale e soggiornale è la stessa cosa. Distanza da perimetro è la distanza che c'è tra la parete e la linea verde che il programma posiziona in automatico, quindi io ad esempio potrei ottenere lo stesso tipo di disegno nella stanza numero 2 qui, se io impostassi questo dato a 0,05, attenzione che qui è in metri, e impostassi questo valore a 0, vedete che le linee verdi non sono più esattamente sulle pareti, ma sono distante 0,05 metri, quindi 5 centimetri. In questo caso il programma prende il tridimensionale delle pareti, quindi incluso lo spessore, quindi non fateci caso perché questo è solo l'unifilare. Se voi accendete i muri, vedete che la distanza che c'è tra la parete e la linea verde è di nuovo 5 cm. Bene, potete andare avanti quindi così su tutti gli ambienti ed estrarre quello che noi diciamo, che chiamiamo in gergo, estrarre tutte le ray area. Quindi tutte le aree radianti. Spostiamo ancora questa etichetta, poi vedremo come gestire anche tutte le informazioni in queste etichette e così via di seguito. Quindi inseriamo ancora, estraiamo ancora l'area, non so, qui del bagno e del salone, insomma. Salone è questa qui, del bagno è questa qui. Lasciamo anche la distanza 5 cm dalla parete. Ora che le aree sono state identificate, potrebbe essere, come dire, il caso, estraiamo anche il corridoio, visto che già ci siamo, anche perché è l'ultimo ambiente a quanto pare. Qui è stato disegnato il disimpegno in maniera diversa, cioè siano stati, come dire, disegnati due ambienti per questo corridoio. In realtà, dal punto di vista dell'impianto radiante, è molto probabile che qui ci sia un unico circuito, oddio, è molto probabile che ci siano soltanto dei passaggi. Quindi dal punto di vista proprio di progettazione dell'impianto termico, avere questa suddivisione non ha proprio tanto senso. Quindi semplificate a volte l'input e mettete anche due ambientini insieme, perché tanto se poi l'impianto è unico, fate che disegnare un'unica area radiante. Vabbè, noi teniamolo in questo caso, teniamolo così, non ha importanza. Ok, ora, next step qual è? Se noi volessimo, diciamo così, modificare l'area radiante per escludere delle aree o semplicemente perché vogliamo avere dei circuiti predisposti in una maniera particolare, possiamo modificare la forma dell'area in maniera manuale, quindi utilizzando questo comando disegna lato area. Ad esempio, entriamo. Possiamo un attimo semplicemente spegnere, gli ambienti. Supponiamo di siamo qui nel bagno, identificare l'area dove verranno posizionati i sanitari oppure un'area equivalente dove verranno posizionati i sanitari in modo da escluderla dal calcolo. Abbiamo, due modi per farlo, insomma. Uno è identificare l'area attraverso il disegno manuale, quindi utilizzo questo comando disegna lato ray area e qui di nuovo torniamo al blocco su Z.
fondamentale avere relativamente al pavimento quota zero. Perché? Perché sono sicuro che queste linee sono state poste anche a livello pavimento e quindi sono sicuro che io sto disegnando davvero in pianta. Quando vado a, se volessi escludere quindi l'area qui vicino alla finestra, per dire è lì che io andrò ad inserire i miei sanitari, vedete io tiro giù una linea da una parte all'altra, il programma crea come dire, delle linee orientate, dei vettori, laddove le linee si incontrano le spezza automaticamente, quindi se voi non vedete lo spezzamento della linea già vuol dire che non state disegnando in maniera corretta. E poi ovviamente devo capire se quest'area viene considerata ancora come area radiante o meno. Vi ricordate quello che vi ho detto all'inizio? Se noi torniamo nei dati generali, io ho lasciato qui inserimento automatico non visibile. Ciò significa che ora l'area radiante, il tag, si trova nella parte destra di questo ambiente. Quindi quest'area qui è radiante. Perché la prima domanda che uno potrebbe porsi è, ok, io l'ho divisa, quale di queste due è l'area attiva? L'area attiva è dove c'è il tag. Abbastanza intuitivo, però è così, potrebbe trarvi in inganno. In quest'area dove non c'è niente, è ancora previsto che ci sia un impianto, sì o no? In base all'impostazione che io ho lasciato qui, torniamo a vederla insieme, scusate se insisto su questo, però è importante, sì, è ancora un'area radiante, perché c'è l'inserimento, è riferito all'inserimento del tag, che è automatico, ma non è visibile, quindi in realtà come se ci fosse, ma voi non lo vedete. Quindi ciò significa che quest'area ha le stesse proprietà di quest'altra, dove il tag in realtà c'è. Ora vedete cosa succede se io facciamo un Ctrl Z, torniamo indietro, andiamo nei dati generali ed impostiamo l'inserimento automatico del tag. Se io rifaccio la stessa operazione, quindi ridisegno quel tratto di linea che doveva escludere quell'area dal mio calcolo, vedete cosa succede? Che il programma in quest'area inserisce il tag verde. Allora qui è ancora un po' più intuitivo, dice ok, qui sono sicuro che l'area è ancora considerata. Quindi vuol dire che l'area radiante totale rispetto alla condizione iniziale non è mai cambiata, quindi il flusso è rimasto identico. Se io voglio escluderla definitivamente, in questo caso devo cancellare sia il tag sia le linee. O meglio, in questo caso basterebbe cancellare semplicemente il tag, perché una volta che il tag è stato cancellato manualmente, quest'area non è più considerata radiante, proprio perché le impostazioni che abbiamo inserito qui nei dati generali. Quindi è una mia comodità cancellarle e io vi consiglio di farlo. E come dire, a questo punto sarebbe una pura formalità, però anche per voi, come dire. Se voi riaprite il progetto tra 2 giorni, non vi ricordate più se quell'area è considerata o meno. Invece, se voi la cancellate, dubbi di sicuro non ne avete. Quindi l'area radiante in questo bagno è stata ridotta. Stessa cosa potreste fare lungo la parete dove c'è la cucina. Non so, ora io faccio finta di sapere che la cucina va, non so, lungo questa parete, ad esempio, con una profondità di 60 centimetri circa, quello che è, e in questo caso ovviamente il programma, dato che l'impostazione è quella di inserire l'area automaticamente me lo reinserisce, io faccio altro che cancellarlo. E poi, per essere sicuro che un domani non mi vengano altri dubbi, cancello anche le linee verdi. Ok, quindi sicuramente quest'area non è vista come area radiante e quindi il programma sa che il circuito, in realtà dovrà, i circuiti che verranno inseriti in questo ambiente dovranno rendere leggermente di più rispetto a quello previsto all'inizio, perché l'area radiante si è ridotta, quindi il flusso cresce. Queste sono le operazioni da fare per identificare l'area radiante. Mi raccomando, l'altezza da terra, impostatela sempre relativamente al pavimento a zero e voi non avrete mai problemi. Sarà come lavorare in 2D. Passo successivo è inserire i collettori. Per inserire i collettori, però, prima di farlo, dovete creare il progetto termico, quindi quello che è il contenitore logico del nostro impianto. Se voi non lo fate, nel momento in cui eseguite il comando di disegna collettore, come ho fatto io in questo caso, ve lo chiede il programma in automatico, quindi io dico radiante. Dopodiché impostiamo le temperature dei fluidi. Vi ricordo che queste
Questi due fluidi vengono utilizzati semplicemente per calcolare le perdite attraverso le tubazioni, non definiscono in alcun modo le temperature di mandata dell'acqua ai collettori, quindi quelle che poi vengono utilizzati per il calcolo della resa dei pannelli. Avete la possibilità di disegnare in schematico o meno, avete anche la possibilità di definire questo progetto come un progetto sottorete, quindi vuol dire che se ad esempio nel vostro progetto che state facendo ci sono più alloggi che avranno lo stesso tipo di impianto radiante, potete dire che questa è una sottorete e poi nel dimensionare, questo lo vedremo domani, nel dimensionare la rete di distribuzione principale, non state a disegnare gli impianti radianti in ogni alloggio, ma identificherete l'alloggio semplicemente con un simbolo che è logicamente associato a questo progetto. Non usiamo lo schematico, quindi inseriamo i collettori 3D, anche perché così vediamo come muoverci in realtà in 3D con i collettori non a livello pavimento, quindi un po' più vicino alla situazione reale. Creiamo il nostro progetto, dopodiché il programma ci invita a scegliere quello che è il collettore dal nostro archivio, qui ne trovate un bel po' di collettori, io prendo il primo qui, collettore di ottone, e lo vado a posizionare laddove prevedo di posizionare il mio collettore, quindi lo seleziono nella barra laterale, decido io il numero di uscite, non so quanti circuiti avrà quest'ambiente. Io inizio ad impostare un numero, tanto poi posso cambiarlo come quando voglio in qualsiasi momento e posso decidere quella che è l'altezza da terra di installazione. La lunghezza, o meglio, l'altezza da terra che voi mettete qui è una lunghezza che viene aggiunta automaticamente ai circuiti, ai fini del calcolo sia delle perdite sia del computo metrico. Se voi li mettete a zero, ovviamente non computa nulla. Poi andate a posizionare il collettore dove volete. Potremmo posizionarlo qui nel corridoio da qualche parte. Potreste inserire più di un collettore all'interno dello stesso alloggio, non ha importanza. E poi come step successivo dovete dire al programma quale collettore serve quali aree. E questo lo fate con il comando associazione area radiante collettore. Per effettuare l'associazione voi avete due modi diversi. Sostanzialmente voi dovete disegnare una linea che va dal collettore al tag dell'area radiante. Per farlo avete due modi. Supponiamo di voler associare ora il collettore C1 qui all'area radiante del salone. Questo è il salone, esatto. Io posso simulare attraverso la linea di associazione il percorso dei circuiti oppure tirare una linea dritta. Spetta a me, qual è la differenza nel fare queste due cose? La differenza sta in questo, se io simulo, come sto facendo ora, il passaggio come dire, delle linee di adduzione, poi entro in ambiente e per disegnare l'ultimo tratto basta che voi teniate il mouse all'interno dell'ambiente e premiate invio o la barra e il programma vedete che inserisce. Disegna la linea magenta che vedete di connessione, inserisce anche un hatch, diciamo, quindi colora l'area che è stata associata al collettore, il colore di quest'area la decidete direttamente sul collettore. Questa è una delle funzionalità che abbiamo introdotto qualche service pack fa, insomma, è già da un po' in realtà, quindi se voi indicate verde e rossa, scusate, noi la mettiamo rossa, se volete spegnerla, la spegnete qui in basso, aree evidenziate. La togliete se non volete vederla. Dicevo, allora, se io simulo il passaggio delle adduzioni, il programma quando fa il precalcolo delle lunghezze dei circuiti ne tiene conto, quindi vede la lunghezza della linea che parte qui dal collettore fino all'ingresso qui in ambiente ed è una, come dire, sono delle lunghezze che lui aggiunge al precalcolo. Se io invece faccio questo tipo di lavoro, quindi con una sola linea diretta da qui a qui, vedete che la linea è dritta, in questo caso vabbè, non ci sarebbe neanche lo spazio dell'adduzione, però se l'adduzione in realtà fosse questa, io commetterei un errore nel precalcolo, ovviamente. Ok?
Quindi se l'adduzione reale fosse questa, io la disegno solo con una linea dritta, il programma nel precalcolo non terrebbe conto di questa lunghezza aggiuntiva. Quindi, qual è il consiglio che io vi do? Il consiglio è questo: se voi dovete semplicemente avere un, come dire, preventivo dell'impianto senza disegnare tutti i circuiti, allora io vi consiglio di disegnare le associazioni simulando le adduzioni, in modo che avete un preventivo un po' più preciso. Se invece è comunque vostra intenzione di disegnare i circuiti, quindi di avere il layout delle tubazioni, allora non perdete tempo a simularle perché poi le disegnerete, perderete poi tempo a disegnarle nella realtà. Quindi nel disegno vero dei circuiti. Quando voi disegnate i circuiti, questo lo vedremo anche domani, i circuiti comunque sovrascrivono, come dire, a livello di calcolo, quello che il programma precalcola. Okay? Quindi quando c'è la grafica va oltre quello che è il precalcolo per quanto riguarda i pannelli. Associamo anche l'ambiente qui col corridoio e andiamo ad associare anche il bagno. Una volta che voi avete creato le associazioni, arriva il dimensionamento vero e proprio. Voi per poterlo fare dovete accedere alla maschera delle temperature. Quando voi accedete alla maschera delle temperature, vedete che il programma vi fa vedere come nell'appartamento 1A io ho inserito un collettore che serve il salone, la camera 1 e 2, il bagno ed il corridoio. Quindi legge quello che sono le associazioni che ho fatto io di qua. Quali sono i risultati che mi propone? Prima di tutto, la temperatura di mandata è quella che io ho impostato di default all'interno delle unità immobiliari, quindi 40 gradi. Posso sempre modificarlo e vedremo come. Dopodiché, in base alla temperatura di mandata, in base alla densità di flusso richiesta in ogni ambiente, e la vedete qui, il programma ha determinato quelli che sono i passi, o meglio, vi suggerisce dei passi, e i passi che vi suggerisce sono ovviamente in funzione del carico e della temperatura e cerca di farvi ottenere come potenza residua 0, quindi un dimensionamento perfetto. Non c'è potenza in eccesso, non c'è potenza come dire, in meno, quindi in difetto. In questo caso vedete che il corridoio, sebbene utilizzi un passo 400, il programma no, e utilizzi un delta T 12, quindi blocca il delta T 12, mi dà un eccesso del 61% della potenza. Quindi se mi sta chiedendo 57,9 watt, è un ambiente tutto piccolo prima di tutto, poi è tutto chiuso, non ha praticamente superfici disperdenti, forse solo il pavimento verso ambienti non riscaldati e basta, l'impianto mi eroga il 61% in più. Ed il delta T si ferma a 12, che è il massimo delta T che io ho impostato nelle unità immobiliari come per gli ambienti non appartenenti a per l'ambiente non più sfavorito. Quindi la temperatura del pavimento si blocca a 23 e 25, ma è già eccessivo perché veramente ho una densità di flusso abbastanza bassa. Ora, quali sono i dati che io voglio o posso impostare? A questo punto potrei dire, vediamo di ottenere dei passi magari un po' più stretti, non tanto per la potenza, ma per avere una maggiore uniformità di calore sul pavimento. E allora potrei muovermi in due modi, potrei abbassare la temperatura e vedere cosa mi dice il programma. Diciamo che okay, se io andassi con 35 gradi, cosa succede? Beh, succede che già sul salone si torna a 250, la camera e invece la camera 1 e 2 invece rimangono, no, la camera 1 rimane sui 400, quindi un passo abbastanza largo. La camera 2 invece scende a 200, ma tra le due camere c'è una buona differenza di densità di flusso, quindi la camera 1 mi chiede 36 watt a metro quadrato, mentre questa me ne chiede 58, quindi c'è quasi il 50% del carico in più, anzi addirittura un po' di più. E così via di seguito. Quindi il programma ricalcola le rese, adatta i passi, quindi scala i passi laddove serve un passo più stretto, lascia il passo più largo laddove c'è una densità di flusso più bassa, oppure posso dire al programma semplicemente di adottare una determinata temperatura in modo da avere un determinato passo nell'ambiente più sfavorito. Ad esempio, qui sopra il programma mi suggerisce che se io utilizzassi 33,3 gradi come temperatura di mandata, nell'ambiente più sfavorito, che in questo caso è il bagno, e non dovrebbe essere il bagno, però in questo caso è il bagno perché lui lo rileva come 75 watt a metro quadrato,
Quindi nel bagno lui forzerebbe 50 come passo e in tutti gli altri lo andiamo a vedere. Io faccio doppio clic per questa soluzione. Il programma imposta 33,3 come temperatura di mandata. Nel bagno ho passo 50 e lo vedete qui con una potenza residua pari a nulla, pari a zero quindi, e mentre negli altri ho dei passi che sono stati ricalcolati. Quindi potrei utilizzare una di queste soluzioni, oppure dico no, voglio progettarlo io e allora vado ambiente per ambiente, quindi accedo alla parte progetto. Per ricordarmi qual è l'ambiente che io sto modificando, posso accedere al perimetro pavimento, qui quindi il programma mi ridà la visualizzazione della piantina e dico no, voglio un altro tipo di passo e lo imposto qui. Il passo è una proprietà dell'ambiente, quindi dovete impostarlo sull'ambiente, dovete selezionare l'ambiente qui e poi avete passo, questa è la famiglia dei passi ammessi dal costruttore, quindi io potrei dire ok, voglio passo 150, mentre qui prima il programma mi dava 200, 150 anche per il marginale, ammesso che ci sia un marginale, io in questo caso non l'ho neanche visto, quindi potrebbe non esserci il marginale e quindi questo dato può non essere preso in considerazione, però per il momento io lo impongo. E poi posso fare così su tutti gli ambienti, quindi andare a modificare il passo. Se invece voglio forzare un numero di circuiti, il numero di circuiti è una proprietà dell'area radiante, quindi devo evidenziare l'area radiante e dove vedete il numero di circuiti imposti, 0 in questo caso, significa che il programma può calcolarli in automatico in funzione del passo impostato nell'ambiente, quindi se sono qui ad esempio il programma ha scelto in questa camera un passo 300, quindi il numero di circuiti sarà conseguente al passo e all'area di questa camera. Se io invece voglio imporlo, basta che inserisco un numero diverso da 0, cioè impongo il numero di circuiti. In questo caso il programma non calcola più i circuiti, prende quello che l'utente inserisce. Quindi 0 significa praticamente automatico. Tutto il resto invece viene preso esattamente come numero di circuito impostato da voi. Poi all'interno delle aree potete impostare ovviamente i colori delle tubazioni di mandata e ritorno, il tipo di linee, il tipo di layout, quindi spirale, serpentina e così via di seguito, la lunghezza della zona marginale, che è la lunghezza laddove, come dire, in questo caso impostata a un metro dalla parete esterna, quindi dalla parete che è indicata come zona marginale, il programma identifica l'area marginale dove la temperatura può salire fino a 35 gradi, vi ricordate nelle impostazioni di progetto. Questo valore può essere modificato, quindi ambiente per ambiente, o meglio, re-area per re-area. Il verso dei circuiti, questo ovviamente interviene se voi disegnate o meno, angolo di sviluppo e raggio di curvatura pure, passaggi sotto il pavimento anche nel caso in cui voi disegnate i circuiti, altrimenti non entra in gioco questa impostazione. Quindi tornando poi nella parte totale, il programma vi segna con l'asterisco i passi che voi avete impostato, quindi io ho impostato nel salone un passo 150, ricalcola tutte le rese e così via di seguito. È anche possibile, volendo, modificare i valori di potenza richiesta e di densità di flusso. Io potrei dire, ok, indipendentemente dal calcolo che hai fatto, dammi 50 watt a metro quadrato, dammi 60 watt a metro quadrato, vedete che il programma ricalcola tutti i dati, oppure potrei impostare la potenza. Dico no, vabbè, tu hai calcolato 1100, fai sì che la potenza sia 1250. Quindi i dati di potenza o densità di flusso, che sono legate l'uno all'altro, possono essere impostati manualmente in questa tabella, oppure nei dati estesi della re-area, quindi i dati estesi del tag grafico, diciamo così. Inoltre il programma vi mostra qui la portata, vi mostra la lunghezza media dei circuiti. E nella lunghezza media dei circuiti trovate anche la lunghezza poi delle adduzioni. Vedete che qui l'adduzione è 5,83, qui è 3 metri, qui è 3,90, poi per il bagno e il corridoio è 0. Vabbè, il corridoio è veramente prossimo al collettore, ma il bagno no. Ma il programma mi segna 0 perché io ho tracciato una linea dritta dal collettore al bagno. Quindi questa lunghezza che va dal collettore all'ingresso in bagno non è considerata proprio perché io ho disegnato una linea dritta. Quindi qui vedete la differenza tra il simulare le linee di adduzione o il non simularle. Nella parte rivestimento voi potete selezionare ed impostare un rivestimento diverso, avete l'accesso direttamente qui.
Se vi servono altri tipi di rivestimento, potete accedere direttamente al database dei rivestimenti. Se non trovate quello che vi serve, potete crearvelo. L'importante è che poi specifichiate quella che è la struttura, quelli che sono i layer che compongono il rivestimento. Quindi potreste metterne più di uno. Tanto quello che poi il programma legge è la resistenza termica. Potete anche modificare i criteri di dimensionamento, quindi mettendo in priorità il raffrescamento in un solo ambiente anziché il riscaldamento e così via di seguito. Quindi potete anche modificare questa impostazione. Qualora aveste anche il raffrescamento, attivando qui i dati di raffrescamento, il programma fa lo switch da un calcolo all'altro e vi mostra i risultati. Qua i risultati invece non ce ne sono, cioè le potenze sono nulle e quindi di conseguenza è tutto nullo. Per quanto riguarda delta T, temperature del pavimento e così via di seguito, perché non ci sono potenze estive. Se voi compilate questi dati, ovviamente il programma vi fa il calcolo, ma il passo è impostato in funzione del carico invernale, perché io qui ho detto che ho riscaldamento con verifica estiva. Una volta che voi avete visto tutti questi dati e va bene la soluzione che avete, adottato, voi cliccate OK e due sono le cose che potete fare. Potete andare avanti e disegnare, e questo lo faremo domani insieme, oppure potete passare a stampare la relazione del progetto Radiante, quindi quella maschera che voi avete visto poc'anzi viene messa sotto forma di RTF e più o meno dettagliata a seconda che voi scegliate la stampa completa o la stampa breve, qui ci sono solo delle tabelle riepilogative. In realtà voi avreste potuto anche, se non ricordo male, esportare questa tabella così come la vedete direttamente in Excel, con tutti i dati che vedete a video, quindi per manipolazioni future, diciamo così, potete andare lì e modificare quello che volete modificare, fare i vostri calcoli e così via di seguito. E eseguire il computo metrico dei materiali. In questo caso non eseguo il computo metrico perché non c'è un prezziario MC4 legato al, come dire, al tipo di sistema. Se utilizzate, le ditte che abbiamo inserito noi nel nostro programma, vi troverete anche un computo metrico estimativo, quindi anche un costo dell'impianto. Detto questo, ci fermiamo. Quindi, in fase di preventivazione, quello che fanno spesso i tecnici delle aziende che utilizzano il nostro software è quello di fermarsi in prima battuta a questo tipo di calcolo, eseguono quello che è il preventivo. Una volta che poi magari il preventivo è stato accettato, l'impianto è stato, come dire, è stato accettato il preventivo, quindi va fatta il disegno, il layout, si ritorna e si può disegnare ovviamente il layout dei circuiti. Questo lo vediamo domani. Se invece voi i calcoli li avete già a disposizione e non volete disegnare il fabbricato, quindi vi arriva una piantina e dovete semplicemente, come dire, impostare quelli che sono le potenze nell'area radiante e fare il layout del circuito radiante, come vi muovete? È abbastanza semplice. Passiamo ad un file che è completamente vuoto e una volta dopo aver impostato i dati generali, è identico, l'impostazione è identica a quella che abbiamo visto poc'anzi. Negli archivi, nelle strutture, come dire, l'impostazione del pavimento su terra, in questo caso dello strato, attivo, va fatta sempre e comunque, perché è vero che non c'è, l'input del fabbricato, ma è anche vero che per dimensionare un impianto radiante correttamente, noi comunque abbiamo bisogno dei dati della resistenza termica sottostante il pavimento e sopra, più che altro sottostante le tubazioni e sovrastante le tubazioni, quindi sopra e sotto. E poi quando andate a creare il piano però, quindi create l'unità immobiliare allo stesso identico modo, accediamoci un attimo così vedete che il dato è già stato impostato, la ditta è già stata scelta e la zona la dovete comunque creare ed impostare pannelli radianti, ecco vedete in questo caso io mi ero dimenticato di impostarlo, lo facciamo ora insieme, quindi questi dati vanno comunque impostati, soltanto che quando poi create ci sono i dati delle temperature come avete visto prima, quando andate nell'elenco dei piani e andate a creare un nuovo piano, dovete attivare questo check, tabellare. Tabellare significa che voi non avete intenzione di disegnare alcun ambiente, quindi l'edificio non volete disegnarlo su questo piano. Inserite una descrizione. Quando
Quando inserite la descrizione, l'altezza potete lasciare quella che volete, potete mettere quella reale, dipende se poi voi dovete dimensionare anche la distribuzione o meno. Se dovete dimensionare la distribuzione ed avete impianti su più livelli, ovviamente dovete inserire l'altezza corretta per avere poi le lunghezze corrette dei tubi. A livello di soffitto voi potete impostare quello che volete perché non entrerà mai in gioco. A livello di pavimento no, dovete impostare il pavimento correttamente perché questo entra e come in gioco. Attenzione, come dire, io suppongo che l'impianto sia a pavimento. Se fosse soffitto dovete impostare anche il soffitto in maniera corretta. L'esposizione a questo punto dovete impostarla manualmente per forza, potrei dire non scambiante, poi sul terra io potrei dire va verso terra, va verso cantina o via cosa del genere. Perché? Perché ci interessa capire quella che è la temperatura sotto il pavimento. Quindi questi due dati per un impianto a pavimento vanno messi in maniera corretta. Per il soffitto invece questi due dati vanno in maniera corretta e poi il sistema lo impostate esattamente come avete fatto prima, stessa cosa per il rivestimento. E poi una volta che voi fate applica, date l'ok, potete importare la piantina, quindi fare inserisci Xref, noi ci prendiamo un piano primo, quello che è, insomma, inserite la piantina. E una volta che avete inserito la piantina, verificate prima di fare qualsiasi disegno la scala, quindi con il comando modifica scala di disegno io faccio sì che il programma legga, ad esempio, questa lunghezza, il programma rileva 1,5 unità di disegno che corrispondono a 1500 mm, 1,5 m. Quindi, se io tiro su un attimo la linea di comando, la scala è 1 a 1000, quindi una unità 1000 mm. Una volta che la scala è stata impostata, quindi diamo invio e confermiamo il calcolo che ha fatto il programma, cosa fate? Dovete disegnare le aree radianti, quindi vi portate direttamente nella scheda pannelli radianti e il disegno dell'area radiante in questo caso può essere fatto in due modi. O utilizzando quel comando che avete visto poco fa per la modifica, come dire, per l'adattamento delle aree, quindi disegna lato ray area, e di nuovo quando eseguite questo comando, vi raccomando, il blocco su Z sempre sul pavimento è sempre a zero. Poi qui voi impostate se state disegnando un lato residenziale o un lato perimetrale e poi seguite il filo interno. Quindi fate questo tipo di lavoro. Questo è un primo modo di approcciarsi al disegno. Quindi rilucidate la piantina, esattamente come facevate come dire, con l'edificio. Abbiamo anche inserito questo comando, trasforma linea in ray arco, non si capisce tanto bene questo ray arco, comunque il ray arco è la linea verde, quindi è il lato della ray area. Qui lascio le stesse impostazioni, vedete, le controllo sempre, dopodiché una volta che voi cliccate su una linea, il programma ci disegna la linea verde dell'area radiante, quindi se io spengo l'Xref vedo che è stato disegnato questo tipo di È stato fatto questo tipo di disegno che io poi devo rendere area chiusa attraverso ad esempio il comando di raccorda a raggio zero. Ok, quindi questo è il modo di proseguire quando voi non avete il fabbricato, non avete l'input del fabbricato. Quindi andate avanti così per tutti gli ambienti, quindi potremmo rapidamente inserire ancora quest'altra stanza e inseriamo anche il salone. Dopodiché spegniamo Xref e andiamo a raccordare il tutto. Dobbiamo poi solo disegnare il corridoio. Vedete come si raccorda abbastanza facilmente. Il raccordo ovviamente funziona bene perché le linee sono tutte complanari e sono tutte complanari perché sono io che ho impostato l'altezza Z, quindi sono tutte a livello del pavimento di questo piano. Quindi non saranno a quota 0, ma saranno a quota 0 più lo spessore del pavimento. Infatti se voi guardate ora la terza coordinata in basso è 0,29, quindi vuol dire che il pavimento è di 29 centimetri.
Una volta impostati e disegnate le aree, diciamo così, almeno i lati delle aree radianti, dovete inserire il tag della reare. Questo dovete farlo ora manualmente, nel senso che non avete più l'estrazione automatica che vi disegnava le pareti e vi inseriva anche il tag. Il tag lo dovete inserire manualmente e usate questo comando. Assegna rearea. Nel momento in cui voi andate ad assegnare una rearea su un piano che è tabellare, il programma vi chiede un po' più di dati rispetto a quello che vi chiedeva in precedenza quando abbiamo estratto i dati direttamente dall'ambiente. In questo caso parte la descrizione. Allora, cominciamo da qui in ordine. Ambiente automatico, non c'è nessun'altra opzione. Cosa significa ambiente automatico? Vuol dire che è vero che voi non effettuate l'input del fabbricato, ma noi per poter far funzionare il software, l'ambiente lo dobbiamo creare, lo creiamo in maniera tabellare e lo creiamo in maniera automatica all'inserimento del tag. Quindi quando voi inserite la rea, noi automaticamente creiamo anche l'ambiente che gli sta dietro. La descrizione, camera 1 ad esempio, precodice progressivo, tipo di ambiente non è il WC, in questo caso lasciamo standard, quando inseriremo la toilette andremo ad indicare il WC, in modo che il programma non preleverà, come invece è accaduto nel progetto precedente, il WC come ambiente più sfavorito. Poi come tipo di input, la zona di appartenenza, ovviamente voi come tipo di input voi dovete dire quale input volete dare, tutti i watt o volete dare i watt a metro quadrato? E lì dipende un po' da quello che voi avete a disposizione. Scegliete voi, se avete le dispersioni, voi qui andate ad inserire le dispersioni. Il rivestimento lo potete reimpostare o lasciate da piano se l'avete indicato sul piano. Stessa cosa per il sistema. I passi se volete già forzarli e così via di seguito. Poi questa parte è identica a quella che abbiamo visto già nell'altra parte, lì, nell'altro progetto. Una volta che avete impostato tutti questi dati, cliccate e il programma inserisce l'area radiante. Con gli stessi dati vedremo poi domani come impostare, come scegliere cosa mostrare e cosa non mostrare. E questo lo faccio per tutti gli ambienti, quindi rilancio il comando di qua. Qui lascio di nuovo la creazione automatica di camera 2, magari modifichiamo in 1000 la potenza, lascio tutto il resto uguale e clicco all'interno. Poi per la toilette diciamo che mettiamo 750 watt e in questo caso però non è più un ambiente standard, ma è un WC. E quindi questa poi la spostiamo fuori. Facciamo la stessa cosa anche di qua. E poi andiamo ad inserire quello che è il salone come ultimo tipo di come ultimo ambiente, quindi lo chiameremo salone. Mettiamo una potenza a due lati esterni, quindi diciamo non so, 3000 watt. Ok, quindi è così che si effettua l'input delle aree radianti e come si assegnano le potenze. Quando voi eseguite il comando di inserimento dell'area radiante, nella menu qui dove prima vedevate soltanto la opzione automatico, ora invece vi ritrovate la lista degli ambienti che sono già stati creati quando voi avete inserito le aree radianti. Quindi, se voi avete due aree appartenenti allo stesso ambiente, la prima volta che voi inserite la prima area, avrete automatico di qua. La seconda volta voi richiamerete, scusate, la prima volta avrete automatico, la seconda volta qui voi richiamerete il nome dell'ambiente che avete già creato. Quindi se questo ambiente, facciamo un esempio proprio banale, supponiamo di avere salotto e cucina e io voglio utilizzare lo stesso unico ambiente. In realtà questo muro non è proprio un muro di separazione, è un muretto basso, voglio tenere comunque i due ambienti separati, sebbene l'ambiente sia lo stesso. Voglio tenere due porzioni di pavimento separate. Cosa succede? Succede che se io disegno anche questa area radiante qui, quindi vado prima di tutto a disegnarne i contorni. Nel definire poi che la cucina è in realtà sempre parte del salone, quando inserisco il tag per questa area radiante, io non lascio automatico, dico no, questa è parte del salone. E allora vedete che il programma non mi chiede più le informazioni di potenza e quant'altro, perché vuol dire che ho già
impostato tutti i dati di quell'ambiente, cioè è già stato creato, quindi lo vado ad inserire qui. In questo caso il programma sa che l'ambiente salone è fatto da due aree radianti diverse. Ok? E che quindi l'area totale dell'ambiente è la somma di queste due aree radianti. Detto questo, da qui in poi, il modo in cui voi eseguite il progetto è identico alle modalità che voi eseguite il progetto, che voi seguite nell'eseguire il progetto di nel caso di input del fabbricato. Da qui in poi non cambia più nulla. Si inserisce il collettore, si effettuano le associazioni e così via di seguito, e poi si va avanti con lo stesso iter, quindi da qui in poi non cambia assolutamente nulla. È ovvio, non avete disegnato tutto il fabbricato perché qualcuno o voi stessi avevate calcolato i dati delle dispersioni in maniera diversa, o se no qualcuno l'aveva fatto per voi. Ok, quindi questa è la doppia modalità di utilizzo dell'impianto a pannelli. La prima parte, per quanto mi riguarda, finisce qui. Ora vedremo le domande che sono arrivate nel frattempo. Domani vedremo come disegnare i circuiti in questi ambienti e cosa bisogna stare attenti. Insomma, vedremo un po' nel dettaglio quali potrebbero essere i punti in cui potreste commettere degli errori. Insomma, quindi come il programma recepisce il vostro input. Andiamo a vedere le domande che sono arrivate nel frattempo e partiamo dalla prima. Come è possibile inserire nuovi sistemi di ditte non elencate? Basta che voi accediate all'archivio qui dei sistemi radianti. Prima accedete all'archivio, no scusate, ero nel menu giusto. Sistemi radianti, voi partite prima dalla ditta di pannelli, quindi voi qui vi create la vostra ditta che chiamerete come volete. Dopodiché passate all'archivio dei sistemi radianti e qui voi fate nuovo sistema radiante. Lo chiamerete come volete, dovete associare una descrizione, un tipo di pannello che vi dovete creare, un tipo di tubazione che potete prelevare dall'archivio o vi dovete creare, classe di diametro e quant'altro, passi e quant'altro. Una cosa che io, ecco, questa domanda mi consente di come dire, fare una puntualizzazione importante. Quello che io sconsiglio vivamente è quello di prendere una ditta e modificarne i dati. Perché vi sconsiglio vivamente questo tipo di iter? Lo fanno in tanti perché vogliono utilizzare comunque una ditta che non ha personalizzato il software con noi, ma che comunque appunto voi volete dimensionare, o semplicemente perché comprate il pannello da una parte e il tubo dall'altro e create voi il sistema, diciamo così. Ecco, prendere una ditta e apportare delle modifiche non è corretto e potrebbe darvi dei dati che voi non vi aspettate, perché ricordatevi che quando noi personalizziamo il software ci sono dei calcoli interni al software che voi non vedete, al quale voi non avete accesso e non potete averlo, perché sono dati, tra virgolette, segreti che le aziende ci danno e noi implementiamo, e di cui voi non avete feedback assolutamente. Quindi vi potreste ritrovare dei risultati che voi non vi spiegate il perché, che vanno contro la vostra, come dire, il vostro intuito di quello che voi pensate, cioè vi aspettate dei risultati, poi ne trovate altri leggermente diversi e cominciate a chiedervi il perché. Ecco, il perché è perché spesso, nel 99% dei casi, le aziende personalizzano anche determinati valori. Potrebbero personalizzare le perdite attraverso la tubazione, quindi non arriva direttamente dal Darcy Weisbach, ma arriva da prove che hanno fatto loro e quindi ci danno una perdita, come dire, una perdita metro lineare in funzione della portata, perché l'hanno tirato fuori dalle loro prove di laboratorio, le perdite sui collettori e così via di seguito. L'uso del pannello, la computazione del pannello, se nel computare il pannello dobbiamo prendere tutta l'area radiante e solo l'area radiante, o dobbiamo prendere tutta l'area dell'ambiente. Cioè, ci sono davvero tantissime impostazioni di cui voi poi magari non ne siete neanche a conoscenza, che funzionano soltanto se utilizzate appieno i loro prodotti. Se cominciate a mischiare i prodotti, il dato che vi viene fuori potrebbe essere non attendibile, anche, anzi, è molto probabile che non sia attendibile. Non ho sentito la storia degli spessori dello strato attivo. Dicevo semplicemente che quando voi... ok, usciamo da qui, che non è stata compilata. Che quando voi accedete alla maschera delle strutture dove specificate lo strato attivo,
Prendiamo questo pavimento. Allora, il programma deve sapere dove sono collocati i tubi. I tubi sono collocati nello strato che voi avete indicato come strato attivo, quindi qui è il sottofondo in calcestruzzo magro. Poi dice qual è la scusate, qual è la resistenza termica sotto le tubazioni? Sotto le tubazioni cominciamo a contare il polistirene e il calcestruzzo ordinario, quindi 3 cm di polistirene, 20 cm di calcestruzzo ordinario. Sommiamo le resistenze termiche, abbiamo la resistenza termica sottostante. Qual è la resistenza termica invece sopra le tubazioni? Per ora nulla. Noi non contiamo tutto quello che è indicato sopra lo strato attivo che voi avete indicato qui, ma come resistenza sopra le tubazioni andiamo ad intercettare quello che è stato indicato come rivestimento. Quindi quello che voi avete indicato qui, torniamo nel progetto che avevamo visto prima. Andiamo nella maschera delle temperature, quindi quello che voi avete indicato di qua, ceramica in questo caso. Se qui non mettete nulla, noi non consideriamo alcuna resistenza. In più, però, alle due resistenze, nello strato, diciamo, nel sistema radiante, vedete che c'è un dato che viene chiamato spessore massetto 45. Ora, spessore massetto 45 vuol dire che sopra le tubazioni c'è uno spessore, c'è un massetto di 45 mm. Quindi cosa facciamo noi? Prendiamo questo dato e come dire, la resistenza di questi 45 mm vengono aggiunti verso l'alto. Verso il basso c'è ancora qualcosa di resistenza del massetto e dipende dallo spessore che voi avete indicato qui. Torniamo nell'archivio delle strutture. In questo caso il massetto è... Dov'era il pavimento interno da 35? In questo caso lo strato attivo è 7 cm, quindi 70 mm. Se come massetto di là è indicato 45, vuol dire che 35 stanno sotto i tubi. Quindi oltre al poliuretano, al blocco da solaio e l'intonaco vengono presi 35 mm di calcestruzzo. Un po' di tempo fa ha fatto delle prove su un progetto, non capisco dove prende la temperatura del locale sottostante nel caso di pavimento con esposizioni controterra. Mi prende 5 gradi, ma non capisco da dove lo prende. Lo prende dai dati della località. Lambda del terreno, temperatura del terreno. Quindi ogni qualvolta voi indicate un'esposizione sul terreno, la temperatura invernale del terreno è il dato che è qui nella località, ma questo anche per le dispersioni, quindi non solo per i pannelli radianti. Il warning disegno pannello non aggiornato, quando compare cosa vuol dire? Beh, è un warning che c'è spesso, nel senso che ogni qualvolta voi avete effettuato un calcolo e non avete ridisegnato o non avete disegnato affatto il circuito, vi dice che non è aggiornato, nel senso che voi avreste potuto modificare dei dati, non avete riaggiornato i calcoli e allora dice attenzione, il pannello, quello che c'è a video ora potrebbe essere non conforme con le modifiche che avete appena apportato, quindi vi invita ad aggiornare il disegno ed il calcolo. Questo, come si fa a aggiornare il disegno e il calcolo, lo vediamo domani. Si possono aggiungere ditte nell'archivio, le abbiamo già risposto. In genere i pannelli radianti prevedono pannelli preformati in polistirene. Isolante lo consideriamo tra gli spessori del pavimento o non lo consideriamo? Abbiamo visto ora come si considera, quindi qui diciamo che come spessore dell'isolante potete mettere lo spessore, dovete mettere lo spessore del pannello. Buonasera, può ripetere come si imposta la quota delle linee di ray area? Sì, la quota delle linee di ray area, quello che vi dicevo sempre è se utilizzate questo comando o che voi utilizzate entrambi i comandi perché come dire, la parte della barra laterale non cambia, questa parte qui contorno è sempre la stessa. E un vivissimo consiglio, quindi non dico che è obbligatorio perché non posso obbligarvi, però vi consiglio vivamente di tenerlo sempre relativamente al pavimento, quindi relativo al pavimento come blocco su Z e Z uguale a 0. Se voi tenete sempre queste impostazioni nel contorno, non sbagliate mai a disegnare le aree verdi, quindi non avete disegni di linee che vanno tra i vari piani a volte. Lo dico perché in assistenza ci arrivano progetti di questo genere, insomma. In pannelli radianti c'è la possibilità di effettuare un progetto tabellare. Per un progetto solare termico è ancora possibile eseguire un progetto tabellare. Il progetto solare termico non è discussione oggi. Per quanto riguarda la parte dei pannelli radianti, sì, abbiamo visto come si fa. La maniera tabellare sostanzialmente è questa. Voi
Quindi voi non fate nessun tipo di calcolo, disegnate le aree, impostate come dire, le dispersioni, dopodiché fate l'associazione del collettore con le aree e questo è il tabellare. Oppure se avete fatto anche l'input del fabbricato, il tabellare si ferma qui a questo stato, cioè non andate avanti nel disegnare i circuiti, questo è un tabellare. Quindi quello che vedete qui, che poi viene riportato pari pari nelle relazioni, è il risultato di un progetto tabellare. Quando invece voi disegnate, e questo lo vedremo domani, non sono più questi i risultati che il programma prende in considerazione. Allora, non si sente l'audio, qui non mi rileva nessuna, spero sia tornato. Ok, vado avanti. Quindi se cambio la temperatura del terreno dovrebbe aggiornare tutto, me lo aspettavo, ma ricordo che non lo faceva. Attenzione, quando voi cambiate lì in realtà bisognerebbe rileggere tutto il disegno, quindi quella modifica potrebbe essere fatta o meno a seconda che voi rileggiate tutte le frontiere. E rileggiate e rifacciate il calcolo. Se voi cambiate solo la temperatura, quell'aggiornamento non viene fatto. Comunque vi ricordo che quel dato ce l'avete a disposizione nei dati dell'area, quindi lo potete modificare. Quindi se voi andate nella parte, se non sbaglio, pannelli, potenza invernale, densità, temperatura invernale dei vani sottostanti, quindi ce l'avete direttamente qui. Dati estesi dell'area radiante, scheda pannelli, temperatura dei vani sottostanti. Quindi questo 0 è stato preso dalla località, dopodiché questo lo potete modificare, quindi se io volessi 3 gradi lo imposto. Ah, ok, ci sono un po' di problemi con l'audio e purtroppo non so cosa fare perché a me non dà nulla, però capisco che potrebbe essere un problema di connessione sicuramente. Comunque il video che questa, come dire, come, questa presentazione è in registrazione, quindi tempo domani e sarà già online su YouTube, quindi potete poi scaricarla direttamente. Se creo degli ambienti aggregati, questi non sono visti nelle aree, quindi non calcolate. Negli ambienti aggregati deve sempre inserire l'area a due volte, no, sono due aree che poi fanno parte dello stesso ambiente. Come, diciamo che, è come, deve trattarle come io ho trattato qui, il salotto e la cucina, visto che io ho usato sempre lo stesso ambiente per inserire le due aree. È come se questa, no, è come, questo è un aggregato di questo. Quindi quando lei ha i due ambienti deve estrarre due reare. Ok, dopodiché se non vuole, no, come dire, progetto tabellare, il progetto termico solare è stato integrato con il calcolo, come dire, con il calcolo delle uni, quindi dovrebbe essere a disposizione lì. Ora, deve avere però un progetto legge 10. Attraverso il solare diciamo che non è stato poi più controllato perché attraverso il modulo solare non è stato più controllato perché appunto essendo cambiata la normativa, avendolo integrato con la normativa uni, abbiamo tolto il calcolo che c'era prima con l'F-chart, quindi quello singolo diciamo così. Funziona la prenotazione dell'intervento con la mano? Sì, soltanto che non mi è arrivato. Vediamo un attimo. Ah, ok, era proprio in cima. Apro il microfono al signor Pescio, quindi dovrebbe poter parlare ora. Prego. Mi sente? Io no. Sì, senta una Ah, cosa. ok, No, ora la sento. Mi non dica. sente? Sì, ora sì. Ok, no, infatti l'audio oggi spalleggia continuamente. Ah. Senta, in merito alla possibilità, pensavo che la potenza sia, diciamo, unitaria che la potenza nominale. Ma quel dato, mi sente? L'ho persa per alcuni secondi. Può ripetere gentilmente? Sì, effettivamente vedo che l'audio oggi Sì, non è il massimo. no, infatti va via il segnale dell'audio, sì.
Dicevo, sui risultati dei calcoli si può modificare la potenza. Sì. Ma quella potenza, una volta modificata, non è collegata eventualmente al lancio dei calcoli tecnici della struttura. No, non più. Questa è Quindi una buona domanda, nel senso che quando da io... quel momento in poi resta fisso. Esatto. Questa è una impostazione che ci hanno chiesto in tanti, perché cosa succedeva? Succedeva che qualcuno, un utente genericamente, entrava nella parte dove è il progetto che stavamo tracciando prima, entrava in questa maschera, arrotondava i valori per motivi suoi o comunque ne impostava altri perché magari il disegno non era stato così preciso, roba del, o voleva semplicemente sovradimensionare, insomma. Comunque per qualsiasi motivo l'utente si modificava queste potenze. Cosa succedeva poi? Che però dimenticava oppure apportava una modifica ad una parete, allora cambiava, che ne so, spostava una parete in maniera più all'interno, così via di seguito. Succedeva, oppure semplicemente per sbaglio, rilanciava il calcolo. Allora, se rilanciava il calcolo, noi ricoprivamo tutti i valori. Questo qui, finché voi avete 4-5 ambiente, la prima volta dite ok, pazienza, li reinserisco. Succede la seconda, la terza volta, la pazienza comincia a diminuire. Se poi di ambiente anziché 5 lei ne ha 20, 25, 30 e io gliela abraso completamente, gliela riscrivo, lei contento non è. Allora, cosa abbiamo deciso di fare? Abbiamo deciso che quando l'utente interviene manualmente qui, noi, ha visto quando lei, non so se usa tubi, impone il fisso sui tubi. Allo stesso identico modo, ci ha bloccato la potenza, prendiamo quel valore e non lo ricopriamo più. E se volessi tornare nella situazione iniziale perché ho fatto solo delle prove? Dovrebbe vedere la potenza dell'ambiente e rigirarla qui dentro. Non riesce più a togliere il Non fisso. c'è Ho la possibilità in qualche maniera paura di di... un annullare, attimo, perché diciamo, la c'era... prova. Perché vede, tipo di potenza invernale, eccolo qui, dovrebbe tornare qui dentro e reimpostare calcolata. Ah, perfetto. E Ok? quindi nel calcolo dovrebbe riassegnare. Esatto. Ok? Dove no? Dove no? Grazie. Di niente. Ok, spegniamo. Sì, effettivamente ci sono stati un po' di problemi di audio. Ok, vediamo se è arrivata qualche altra domanda. Ora lo ha fatto. Che comando dare per aggiornare il tutto? No, il comando per aggiornare il tutto lo vedremo comunque domani, è questo qui. È il disegna praticamente circuito. Anziché stare a cliccare su ogni linea di adduzione, fa tasto destro tutto. Allora, nel senso che se io ho già disegnato tutti i circuiti e non voglio ridisegnarli, voglio soltanto che i calcoli siano aggiornati perché sono rientrato nella maschera della temperatura e ho modificato, non so, la temperatura di progetto, quindi il layout deve rimanere identico, per riaggiornare i calcoli clicco qui e dico tutto. Oppure se ho modificato i dati di un solo collettore e nel progetto di collettore ne ho n, dico collettore e vado a selezionare il collettore. In questo caso il programma non ridisegna i circuiti. Questo significa che se voi avete apportato delle modifiche manuali al circuito, quelle rimangono, quindi voi non perdete tutto quello che avete impostato manualmente direttamente sul tubo del circuito. Come fare per impostare e modificare un circuito lo vedremo domani insieme e vedremo anche quali sono i messaggi che vi dà il programma quando cercate di ridisegnarlo. Ok. Direi che per oggi va bene così, sono praticamente le 18. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi ringrazio per essere stati con me oggi. Come vi dicevo, il webinar è registrato, speriamo non ci siano nelle registrazioni anche questi problemi di audio, ma ho paura che ci siano, perché se li avete avuti voi è probabile che li abbia registrati anche il sistema appunto che è lì negli Stati Uniti, il server di questo servizio negli Stati Uniti, quindi ho paura che sia anche lì. Comunque, vediamo. Dovreste trovarlo già entro domani su YouTube e boh, noi ci rivediamo domani pomeriggio, per chi di voi ci sarà ovviamente, e vediamo la seconda parte. Okay? Grazie a tutti voi, vi auguro una buona serata.